Addio alle auto a diesel e benzina dal 2035. Dopo il via libera di Bruxelles, si attende l'ok del Consiglio europeo, ma la misura allarma industriali e sindacati, contenti ma titubanti i cittadini. Penso che dovrebbero spiegarmi come pensano di produrre l'energia elettrica sufficiente in maniera ecologica per fare andare tutte le macchine elettriche. Entro i primi di luglio il quartiere di Sant'Orso a Fano avrà il suo parco inclusivo, interventi anche su marciapiedi, arredi, fontanelle e sull'area gioco della piazza. È tutto pronto per la 10ª edizione di Passaggi Festival, 9 giorni di eventi, 12 sedi, più di 200 autori e relatori, la consegna del premio Barbato a Lorenzo Cremonesi collegato dal Donbass. Il quartiere di Centinarola a Fano torna ad animarsi con la festa della trippa e dei fagioli, da domani a domenica musica, stand gastronomici e iniziative per adulti e bambini al parco di Via Monfalcone. La Visfano premia gli studenti e i nuovi donatori, ecco il progetto realizzato da due alunne del liceo artistico Apolloni che andrà ad abbellire una rotatoria del quartiere della Trave. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Il Parlamento europeo ha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle auto, che prevede soltanto la vendita di veicoli green dal 2035. Noi su questo abbiamo sentito il parere della gente. Tra poco più di 10 anni le auto inquinanti non potranno più essere vendute dalle case automobilistiche. Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2. Il Parlamento europeo ha detto sì al divieto di circolazione dei veicoli con motorizzazioni standard a combustione interna dal 2035, dunque stop alla vendita di auto a benzina, diesel e GPL. L'ok dell'emiciclo è arrivato con 339 voti a favore, 249 contro e 24 astenuti. La partita però terminerà ufficialmente il 28 giugno, quando si riuniranno i ministri dell'ambiente degli Stati membri. Senza via libera da parte del Consiglio dell'Unione Europea, la misura, che ha già messo in allarme l'industria dell'auto, non può diventare definitiva. La possibilità dell'approvazione della decisione del Parlamento Europeo ha suscitato dubbi e domande da parte dei cittadini. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Pochi giorni fa il Parlamento Europeo ha deciso che dal 2035 saranno autorizzate alla vendita solo auto a emissione zero. Che cosa ne pensa? Penso che dovrebbero spiegarmi come pensano di produrre l'energia elettrica sufficiente in maniera ecologica per fare andare tutte le macchine elettriche. Quindi è titubante riguardo a questa scelta? Abbastanza, perché ci si butta sul nucleare. Perché con eolico o solare credo che non ce la facciamo a fare andare tutte le auto del mondo elettriche. Dovrebbero spiegarmelo bene, insomma. No, non sono contrario. Rimane da spiegarmi bene come pensano di produrre a sufficienza energia elettrica. Nei prossimi 10 anni potrebbero esserci comunque degli sviluppi da questo punto di vista. 10 anni? Pensi che per costruire una centrale elettrica ci vogliono 10 anni? No, non sono d'accordo. Un mix magari sì, sia auto elettriche che auto benzina e gasolio, però solo elettrico no, per quanto mi riguarda. Quali crede che siano i problemi principali di questa decisione? Al momento le varie ricariche, le varie forniture di batterie e i costi troppo elevati per il momento storico. Se riuscissero ad abbassare i costi delle auto e dei ricambi, probabilmente sì. E oltre al costo abbiamo visto che ci sono anche altri problemi per quanto riguarda magari lo smaltimento delle batterie o dei rifiuti in generale. Come pensa che si possa risolvere? Non ne ho la più pallida idea in questo momento, sinceramente. Aspetterei qualcuno che ci desse questa risposta. Perché non hanno autonomia, ti garantiscono, se un giorno vuoi fare un viaggio a Bari, dove vai? Quindi per me, sai, non è il futuro. L'ibrida sì, l'elettrica no, totale. Il problema è solamente questo, il fatto dell'autonomia? Autonomia sì, è un problema grosso, non è un problema piccolo. Se tu rimani a piedi oppure trovi le file alle colonnine, che poi la spesa, non so, alla fine, siamo sempre là. Dopo se troveranno soluzioni di darle autonomia a 1000 chilometri, allora forse sì, ma se no no, io non lo farei mai. È pro o contro la decisione del Parlamento Europeo?
Allora, sinceramente sono contro perché sì, è una cosa moderna, però deve essere comunque alla portata di tutti. Non penso che siamo nel periodo comunque dove le persone possono permettersi tutti una macchina comunque elettrica. Cioè, sì, è una cosa bella, però devono essere alla portata di tutti. Sicuramente è un passo in avanti, nel senso dal punto di vista... dal punto di vista ambientale, nel senso del preservare l'ambiente. Uno dei problemi che si possono porre è appunto quello delle infrastrutture, cioè di aumentare la presenza di colonnine nelle varie città, e principalmente questo. Poi sicuramente con il passare degli anni, dal punto di vista tecnologico, anche ad esempio dell'autonomia di queste auto, sicuramente si andranno a pareggiare quelle delle auto a diesel o a benzina. E come pensi di procedere? Penso che forse comincerò a dare un'occhiata, magari vediamo come si stanno muovendo e come si stanno muovendo. E questo, vediamo, in divenire, appunto, essendo una cosa nuova, dando questa nuova spinta, è ancora un po' tutto nuovo, quindi bisogna controllare bene. Altro lutto nel mondo ecclesiastico: è morto all'età di 91 anni padre Rolando. Nato a Serra Sant'Abbogno in provincia di Pesaro Urbino, era entrato giovanissimo nell'ordine dei frati minori di San Francesco per poi essere ordinato sacerdote nel 1957. Poco tempo dopo si era trasferito a Ostravetere nel convento di Santa Croce, dove aveva prestato la sua opera per quasi mezzo secolo di ministero sacerdotale, più volte con la responsabilità di guardiano del convento, guadagnandosi la stima di tutti, tant'è che padre Rolando era stato insignito della cittadinanza onoraria del comune di Ostravetere. Cambiamo argomento. Nel quartiere di Sant'Orso a Fano sono partiti i lavori per la realizzazione di un parco inclusivo, oltre all'installazione di nuovi arredi e a diversi interventi nell'area gioco della piazzetta Madre Teresa di Calcutta. Tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. L'estate 2022 sarà la stagione dei cantieri. Proseguono a Fano i lavori per la realizzazione e messa a nuovo di quegli spazi dedicati all'inclusione e al divertimento per grandi e piccoli. Dopo l'inaugurazione della nuova area giochi nel quartiere di Rosciano, l'amministrazione comunale sta intervenendo nella costruzione di un nuovo parco inclusivo a Sant'Orso, dopo la progettazione e gli incontri partecipati con le scuole, le associazioni e i residenti. Fine dei lavori per il mese di luglio. Si sta concludendo quello che è il terzo parco inclusivo con la città, che non è occasionale ma è proprio un filo conduttore comune di un intento che noi abbiamo di creare spazi sempre più accessibili a tutti, e quindi con la volontà di creare nel gioco una vera e propria esperienza di vita e anche di crescita per gli stessi bambini. Parlavo appunto di un terzo parco perché questo prevederà l'installazione di 5 giochi inclusivi, quindi ci sono 2 altalene, una a cestello per bambini che hanno delle disabilità ma anche normodotati, e l'altra che prevederà 2 sedute invece proprio per fare interagire bambini normodotati e non. Avremo un'arrampicata, è una struttura completamente innovativa che abbiamo sulla città, e per favorire un gioco anche a bambini dai 3 ai 16 anni, quindi alziamo un po' quello che è anche l'anno del gioco, una struttura di scivolo polivalente, una giostrina e dei giochi sensoriali. Questo tutto in una piattaforma antiurto, proprio perché deve favorire l'accessibilità e la sicurezza. Interventi anche sulla pavimentazione ammalorata da tempo su via Petri e nuovi arredi su tutta l'area verde, con l'installazione di panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti. Mi permetto di rivolgere un appello a tutti i ragazzi, ma anche soprattutto alle loro famiglie, proprio perché in questi giorni si sta realizzando un parco e ahimè sono già state fatte degli atti vandalici, quindi sono entrati e hanno danneggiato una parte del pavimento. Questo non deve accadere, primo perché se sono cantierati degli spazi significa preservare proprio le persone in uno stato di sicurezza, secondo perché sino a quando i giochi non sono aperti vuol dire che non sono collaudati. Una volta terminati i lavori, il cantiere si sposterà nella piazza Madre Teresa di Calcutta, nel centro commerciale del quartiere.
Tra le novità, il ripristino della fontana centrale, che verrà attivata due volte a giornata dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19. Il ripristino del piccolo parco all'interno della piazzetta di Sant'Orso, dove c'erano dei giochi ammalorati e alcuni rimossi e mai sostituiti, quindi faremo un'installazione di nuovi giochi anche lì e una sistemazione di quelli che sono invece in buone condizioni. Intanto prosegue il calendario degli interventi nei parchi fanesi. La prossima area verde in programma sarà quella del quartiere di Fano 2. E a proposito di giochi per bambini, oggi pomeriggio un nostro reporter di strada ci ha inviato diverse fotografie scattate nel parchetto situato tra Via della Concordia e Via Fanella. Siamo nel quartiere del Poderino a Fano. Sono almeno 3 anni, ci ha scritto, che l'altalena è rotta e pericolosa, così come anche lo scivolo per bambini. Inoltre Via della Concordia, aggiunto, è infestata da piante ed erba che andrebbero tagliate. E dopo il servizio andato in onda la scorsa settimana sulla pericolosa situazione dell'impalcatura che circonda la struttura dell'ex asilo Manfrini in via Nazario Sauro a Fano, dalla giornata di ieri una ditta ha iniziato a sostituire le tavole di legno con altre nuove di metallo. Solo pochi giorni fa, infatti, una delle tavole ammalorate era caduta sopra un'auto in sosta, per fortuna senza provocare danni a persone o cose. Soddisfatti dunque i residenti della zona, che finalmente tirano un sospiro di sollievo per la sistemazione di questa impalcatura abbandonata da anni. Rimaniamo in zona Sassonia perché proseguono i lavori di bonifica della rete idrica. ASET fa sapere che per i primi giorni della prossima settimana verrà terminato anche l'intervento lungo Viale Dante Alighieri. Di conseguenza verrà liberato il parcheggio situato dietro lo Sport Park, utilizzato come area di stoccaggio dei materiali, dove da giorni si sta già provvedendo a liberare gli stalli restringendo progressivamente l'area occupata. A seguire verranno realizzati i nuovi allacci alle utenze lungo Via Gentile da Fabriano e si proseguirà con delle lavorazioni lungo alcune vie secondarie e interne al quartiere, tra cui via Giotto e via del Perugino, in prossimità delle quali sarà necessario anche in questo caso allestire delle piccole aree per lo stoccaggio temporaneo dei materiali. Invece in piazza 20 Settembre questa mattina sono iniziati rilievi scientifici con precisione millimetrica della Fontana della Fortuna, sia per la parte architetturale superiore che per l'impianto idrico sottostante. Il progetto di riqualificazione, come ha spiegato l'assessore Brunori, è partito da mesi e prevede più studi per il successivo restauro. Adesso parliamo di Passaggi Festival, che è ai nastri di partenza. La manifestazione prenderà il via sabato da San Costanzo per poi tornare a Fano da lunedì con decine di eventi, autori, mostre e rassegne. Questa mattina la presentazione ufficiale con le ultime novità. Sarà un'edizione che rimarrà ben impressa nelle menti e nei cuori di tanti. Passaggi Festival non finisce di stupire e svela altre novità che renderanno unico il decennale. Già dai numeri si comprende la grande offerta culturale della manifestazione, che torna per 9 giornate con oltre 150 eventi, più di 200 autori e relatori, 17 rassegne librarie suddivise per generi, ma anche 5 mostre e 17 laboratori per bambini. Il tutto in 12 sedi tra centro storico e lungomare. Si parte sabato da San Costanzo, primo comune in cui si allarga la kermesse. Direttore, ha detto un programma che è proprio cambiato in modo strutturale rispetto agli anni precedenti. Quali sono le novità più importanti? Sì, è cambiato perché abbiamo deciso innanzitutto di affrontare anche la narrativa italiana, quindi alla non fiction, che a Fano è preponderante insieme alla narrativa straniera e alla poesia. Abbiamo aperto la rassegna di San Costanzo sabato 18 e domenica 19 giugno, che sarà proprio dedicata alla narrativa, con 4 autrici donne. Poi si torna a Fano, ma anche qui ci sono delle novità importanti, cioè proprio dei cambiamenti, perché abbiamo deciso di aprire la sede del Chiostro delle Benedettine, che avrà tra l'altro il numero più alto di eventi, di presentazioni librarie, con delle rassegne molto specialistiche: filosofia, arte, scienze, tecnologie digitali. Dicevo che in quella di filosofia, ad esempio, abbiamo 3 o 4 tra i maggiori filosofi italiani: Roberto Casati, Maurizio Ferraris, Armando Massarenti. Quindi voglio dire, sono rassegne molto importanti e anche, devo dire, di un livello, come dire, per lettori curiosi, attenti, colti. E vediamo come va. E poi i libri in mostra.
Sì, c'è anche questa novità, cioè noi abbiamo una mostra al Sant'Arcangelo fatta di libri, di autografi, di lettere. Perché? Perché è una mostra che ci arriva direttamente dalla biblioteca della famiglia Contu. Il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, eredita una biblioteca sterminata dal nonno Raffaele Contu, scoperto delle cose straordinarie, tra cui una stesura poetica inedita di Giuseppe Ungaretti, oltre a materiale inedito di Corrado Alvaro, Paul Valéry e altri. Noi porteremo al Sant'Arcangelo con ingresso gratuito in mostra questi pezzi letterari. Davvero una novità importante, non per Fano, ma per l'Italia intera. Un festival di spessore riconosciuto non solo dal comune di Fano, che ha rinnovato sostanzioso contributo, ma anche dalla regione Marche, che per la prima volta ha confermato 90.000 euro, in particolare grazie alla vicepresidente della commissione cultura Marta Ruggeri, che ha seguito l'intero iter amministrativo. C'è stato un gioco di squadra senza divisioni politiche, ha sottolineato il presidente di Passaggi Cesare Carnaroli, che ha ribadito la necessità di consolidare l'evento sul piano finanziario, non solo per poter programmare in modo idoneo il festival, ma anche per riuscire a dare una continuità lavorativa ai tanti giovani impegnati nella manifestazione. Intanto fervono gli ultimi preparativi per avviare la 10ª edizione. Dunque, sindaco, San Costanzo è in fermento. A San Costanzo siamo prontissimi ed emozionatissimi ad ospitare sabato 18 e domenica 19 Andrea De Logu, Veronica Pivetti, Iva Zanicchi e Catena Fiorello. Non potevamo chiedere di meglio, quattro donne eccezionali, quattro autrici eccezionali che presenteranno il loro romanzo in piazza San Pio da Pietrelcina all'interno delle mura castellane. Quindi anche una bellissima cornice nuova che presenteremo a tutti quelli che vorranno venire a San Costanzo sabato e domenica. Poi da lunedì 20 a domenica 26 giugno Passaggi torna a Fano. Altre novità riguardano gli autori in calendario, a cominciare dalla conferma di Gaetano Pecoraro, inviato del programma Le Iene, che nell'ambito della rassegna Fuori Passaggi presenterà il suo libro Nella cornice del Pincio. Da registrare l'assenza di Antonio Caprarica, che per problemi personali ha annullato tutte le presentazioni librarie del periodo. Al suo posto ci sarà Filippo Ceccarelli, nota firma di Repubblica. Sempre martedì in piazza centrale il premio giornalistico Andrea Barbato, che sarà conferito direttamente sul campo. Lorenzo Cremonesi, infatti, si collegherà dal Donbass. Passaggi Festival ormai è la città di Fano e ha raggiunto risultati straordinari che magari se si ritorna al primo anno nessuno se lo sarebbe aspettato così in fretta e così travolgente. E grande soddisfazione, e lasciatemi dire anche soddisfazione personale, perché da sindaco ho accompagnato questa crescita, ma il grande merito ovviamente al direttore Giovanni Belfiore, a tutta l'organizzazione. Fano in questi 9 giorni è una vetrina nazionale e soprattutto sta attirando tantissime persone, quindi grande evento, grande bella iniziativa che ci porta anche orgoglio e tanti benefici. Assessore, si sta già muovendo qualcosa dal punto di vista turistico? Ma assolutamente sì, innanzitutto sono già circa un mese che Passaggi, insomma, esce su tutti i quotidiani nazionali con una grande promozione, sono tanti i contatti che stanno arrivando alla nostra città, diverse le prenotazioni, abbiamo praticamente già gli hotel pieni per quella settimana, e quindi direi un bel compleanno di Passaggi grazie a un team veramente favoloso, una città intera che sta lavorando per ottenere un grande risultato su una manifestazione che ci caratterizza tanto. E a proposito di iniziative dedicate alla lettura e non solo, dopo il successo dello scorso anno, il Comune di Fano ha rilanciato l'evento intitolato Un pieno di libri con 7 appuntamenti estivi. Sarà un percorso a tappe che per tutta l'estate vedrà protagonisti centinaia di bambini e ragazzi con attività di laboratorio e letture di romanzi, saggi, fumetti e poesie. Torna anche quest'anno Un pieno di libri, l'iniziativa promossa dall'assessorato alle biblioteche e dal sistema bibliotecario del Comune di Fano, che ripropone l'iniziativa per incentivare la lettura tra i giovani. È una seconda edizione per Un pieno di libri dopo il successo dell'anno scorso, un successo grande anche perché sviluppato in un contesto ancora complesso e difficile.
difficile, caratterizzato dalla pandemia e da tante restrizioni. Quest'anno abbiamo la possibilità invece di poter esprimere al meglio le potenzialità di questa manifestazione. Sono già oltre 300 i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni che si sono iscritti per questi 7 appuntamenti che dal 17 di giugno al 9 di settembre accompagneranno con la lettura l'estate fanese. 7 appuntamenti che vedono coinvolti come protagonisti non solo il sistema bibliotecario ma anche librerie e scuole della nostra città. Un aspetto importante che fa pienamente parte di una cornice anche più grande e articolata, che è quella del patto della lettura e di Fano città che legge, che vede per l'appunto un investimento grande sulla lettura, in particolare per giovani e giovanissimi. Il programma prenderà il via domani con l'iniziativa intitolata Un pieno d'indizi, che prevede una caccia al tesoro con le bibliotecarie Laura Morazzini e Lucia Muzio. Il primo e l'ultimo li organizziamo come da programma alla Mediateca Montanari, quindi il primo appuntamento il 17 giugno, sono già state aperte le iscrizioni, e l'ultimo invece il 9 di settembre, quello finale, dove insomma ci sarà anche un premio per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che avranno partecipato. Poi a seguire invece da luglio, per luglio e agosto invece gli appuntamenti saranno nelle librerie. Sono 5 le librerie quest'anno che hanno aderito al programma, che si impegnano insieme a noi a realizzare degli appuntamenti dedicati alla lettura, dedicati al gioco, al divertimento, e per scandire quest'estate di letture per i bambini delle scuole di Fano. Le scuole che partecipano come l'anno scorso sono tutte quelle, appunto, le primarie e le secondarie di primo grado pubbliche del comune di Fano, e quindi insomma gli iscritti già sono tanti, ma è possibile continuare ad iscriversi. Basta passare in libreria o in biblioteca, prendere la brochure dove appunto c'è il link a cui i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze possono iscriversi complessivamente a tutta l'iniziativa. Quindi ci si iscrive complessivamente a tutta l'iniziativa, poi di volta in volta all'appuntamento che si vuole, a cui si vuole partecipare, che appunto è descritto nel programma. Anche i dati del 2022 del rapporto Alma Laurea confermano l'alto tasso di occupazione per i laureati dell'Università di Urbino. Un anno dopo la laurea, il 76% di coloro che hanno scelto UniURB ha un lavoro, rispetto alla media nazionale che si attesta al 74,6%. Ancora più favorevole il dato a 5 anni, che se per la media dei laureati italiani si attesta all'88,5%, per quelli della Carlo Bo è addirittura del 92%, con una retribuzione mensile netta di 1.435 euro. Torniamo ora a parlare della giornata mondiale del donatore di sangue, perché per l'occasione martedì scorso la Visfano ha annunciato il vincitore del concorso dedicato alle rotatorie. Il progetto premiato, che poi verrà realizzato concretamente dal comune di Fano, è stato quello di 2 alunne del liceo Apolloni. L'arco d'Augusto illuminato di rosso e la bandiera di avi issata sul Palazzo Comunale di Fano sono solo alcune delle iniziative organizzate dall'Associazione di Volontariato Giuliano Solazzi, che martedì 14 giugno ha celebrato la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con lo slogan «Donare è un gesto di solidarietà, unisciti a noi e salva delle vite», la Visfano è passata dalla cerimonia di alto valore simbolico con la consegna del vessillo al sindaco Seri, fino alle premiazioni che si sono svolte nei giardini della Memo. Protagonisti, gli studenti degli istituti superiori che, attraverso le scuole di riferimento, hanno partecipato a un bando per arredare la rotatoria che si trova al termine di via Aldo Moro. I 65 lavori, individuali o di gruppo, in formato digitale e corredati di plastico, sono stati valutati da una commissione che ha scelto il vincitore. Si tratta del progetto Red Rope, realizzato da Marica Libertino e Clea Tairi del liceo artistico Apolloni. 5 in totale le premiazioni, visti i 2 lavori arrivati secondi a pari merito ed altrettanti terzi classificati ex aequo. La cerimonia è poi proseguita con la consegna di un riconoscimento ai nuovi donatori. È stata una cerimonia molto importante e molto appassionata e molto coinvolgente, perché ovviamente i ragazzi si sono ritrovati a dover esporre le loro idee, il perché hanno fatto certe proposte.
ed è stato bello sentire questi giovani progettisti cimentarsi su qualcosa che riguarda la città, quindi qualcosa che poi rimarrà, perché quella rotatoria vincente sarà sicuramente realizzata, avremo modo di ragionare per riuscire a realizzarla. E abbiamo concluso poi la giornata con illuminando di rosso alcuni monumenti della città, ma direi che il senso di quella giornata è stato l'investimento sui giovani. Noi riteniamo che i giovani ci siano, i giovani ci danno garanzia, sono una sicurezza, sono il nostro presente e sicuramente garantiranno il futuro di Avis. Sindaco, anche lei ha fatto parte della commissione giudicatrice, però ha lanciato anche un bel messaggio finale ai giovani, logicamente quello di andare a donare. Sì, intanto una bella iniziativa, il mio contributo è stato marginale perché poi giustamente la commissione, la giuria era composta da esperti che potessero valutare sia tecnicamente che anche sotto l'aspetto anche artistico il valore delle opere, ma è stata una media molto alta delle opere presentate. Ma la sfida vera era quella di far tradurre ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze un messaggio attraverso una composizione, un progetto che diventi rotatoria nella nostra città e trasmettere un messaggio forte verso la donazione. I giovani sanno meglio di noi spesso tradurre un messaggio, trovare il linguaggio che arriva direttamente, hanno una freschezza, una capacità intuitiva, anche innovativa, che ci aiutano a comunicare meglio. Questa è la sfida, oggi mi sento di dire, una sfida raccolta e vinta. Ecco, quindi c'è un nodo a fazzoletto, questa rotatoria verrà realizzata. Ecco, ora ovviamente non è una cosa semplice, adesso verrà tradotto in un progetto che dovremo far fare a un professionista e poi in collaborazione, con anche la partecipazione importante dell'amministrazione, realizzeremo una rotatoria che nella strada interquartiere, una rotatoria importante, come giusto che sia, visibile, perché questo è un messaggio per tutta la città. E dopo 2 anni ripartono anche gli eventi nei vari quartieri della città. Da domani a domenica Centinarola di Fano torna ad adimarsi con la festa della trippa e dei fagioli. Fermo nei preparativi qui al parco di Centinarola a Fano, perché dal 17 al 19 di giugno prende il via la prima edizione della sagra della trippa e di fagioi. Siamo con Massimo Macor, finalmente si torna alla normalità. Qual è il programma di queste 3 giornate? Faremo un po' un viaggio nel passato, no? Dopo questi 2 anni in cui forzatamente siamo rimasti un po' tutti fermi a causa della pandemia, quest'anno ripartono tutte le feste del quartiere e quindi noi, ecco, vogliamo riproporre la nostra ex festa e l'abbiamo rinominata quest'anno Festa della Trippa e dei Fagioi, quindi chi verrà qui troverà specialità culinarie, quindi la trippa, i fagioli, le grigliate di carne, naturalmente carne nostrana. Ah, volevo specificare che noi qui facciamo tutto noi, ci sono dei volontari che cucinano, qui non c'è nulla di precotto, quindi ecco, torniamo alla tradizione dei quartieri. Qui si viene, si fa la fila, naturalmente noi la fila, siccome siamo organizzati, cercheremo di farla il più breve possibile, si paga quello che si mangia, quello che si beve, la chiacchierata con il vicino che si fa durante la fila per le ordinazioni, la offriamo noi, la offre il nostro presidente Giovanni Cerioni. E ci sarà anche una particolarità, di che cosa si tratta? Certo, perché il nostro parroco Don Federico sarà lui che preparerà i dolci, quindi quando ordinate un dolce sappiate che è un dolce fatto dal nostro parroco per tutti voi. Oltre naturalmente alle specialità culinarie, qui troveremo già da venerdì i latinoamericani, quindi si potrà ballare, ascoltare della musica. Venite, mancate solo voi, noi siamo pronti. Vi aspettiamo naturalmente il 17, il 18 e il 19 qui a Centinarola, al parco davanti alla chiesa in via Monfalcone. Ed ora allo sport, la Vigil Arfano ha ufficializzato il primo colpo di mercato. Si tratta di Stefano Ferri, classe 2000, pesarese di nascita, ex Medstore Tunit Macerata e Club Italia, che vestirà i colori virtusini nella prossima stagione di Serie A3. Per il sodalizio fanese si tratta di un arrivo importante, considerato che Ferri, nonostante la giovane età, gioca in Serie A da qualche anno ed è risultato uno dei migliori schiacciatori della categoria. Nonostante un infortunio subito che lo ha bloccato nella stagione
appena passata, il 22enne è pronto e ha grandi motivazioni nel tornare a Fano. Ritengo che sia la piazza ideale per continuare il mio percorso di crescita, ha dichiarato Ferri. Vengo da un anno difficile, ma non ho avuto dubbi nello sposare il progetto virtusino e poi per me è un ritorno a casa visto che qui ho famiglia e amici. La coppia Gozzo-Ferri formerà dunque un asse di schiacciatori molto interessante, dotata di grande potenza a livello offensivo. Sono convinto che faremo bene, ha concluso Ferri, e il progetto virtusino è così valido, ha detto, che sono sicuro che disputeremo un campionato di vertice. E adesso i concerti del complesso bandistico Città di Fano, che riprendono sabato 18 giugno alle ore 21:15 sotto la tensostruttura di Sassonia, dove si svolgerà il primo concerto estivo in occasione della festa della musica. L'ingresso sarà libero. Invece gli appuntamenti successivi si terranno durante la tradizionale festa del mare ad agosto, oltre al concerto del 27 agosto alla Rocca Malatestiana per le celebrazioni della liberazione della città di Fano. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e l'appuntamento con l'informazione come sempre per domani mattina in diretta alle ore 7. Arrivederci.